fondamentalmente credo quello che succederà, il trend comincia già a vedersi, il fatto che il mondo si sposterà, il nostro mondo, quindi il mondo, diciamo, dei vendor si sposterà dal fatto dall'insight all'action, quindi in qualche modo supportare il fatto che l'utente deve accedere all'informazione, decidere e poi eseguire, mettere in atto il risultato della decisione. Come sono un tecnologo, quindi sono un ingegnere elettronico, sicuramente è una sfida il fatto di poter accedere oggi magari a tutta la storia di un processo in modo tale da poter andare, no, a scoprire magari cose che altrimenti non è possibile rilevare. La decisione è un motore di dati, è un federation engine, praticamente è in grado di prendere il dato là dove sta, big data, quindi database tipo Hadoop, in-memory database, database relazionali, eccetera. È in grado di correlare questi dati e di fornirli all'utente in modo tale che li possa analizzare, ma anche è possibile attivare meccanismi collaborativi contestuali al dato. Con Decino è possibile creare una sorta di sistema nervoso digitale sul motore analitico, in modo tale da connettere tutti gli attori critici all'organizzazione, fornire tutte queste informazioni on time alle persone che le devono ricevere e attivare meccanismi collaborativi tra di loro, permettendo di prendere decisioni in modo collaborativo, appunto.